parliamo di una cosa italiana, parliamo di una vicenda antica e damara, di una tragedia, la perdita della nave Marina di Equa, nella quale sono morti 30 uomini dell'equipaggio. Abbiamo un servizio su questa, la popolazione, girato sui luoghi dove si trovano i familiari, coloro che hanno gli armatori, coloro che hanno seguito questa tragedia con una partecipazione diretta, luoghi di un'antica popolazione marinara che non, certo non è estranea e non è priva di esperienze di questo genere, ma non di meno è ogni volta un dramma ed ogni volta ci si domanda perché. Ecco il servizio da Sorrento e dai luoghi della Costa Campana, ne sono autori Enrico Rondoni e Riccardo Vitali. E noi dobbiamo pigliare un esempio da questa tragedia così dolorosa e disgraziata, di farci tutti quanti garanti, non che la prossima riunione qua Sono rischia passate di poche andare ore da in quando è vetro, caduta e l'ultima noi dobbiamo speranza di essere ritrovare i noi dispersi della Marina di dobbiamo Equa. A portare avanti, Piano di Sorrento, durante una riunione del Collegio dei Capitani, si sono riuniti i marittimi della penisola sorrentina, i parenti e gli amici delle vittime. Si interrogano sulle cause della tragedia, invocano maggiori garanzie per i lavoratori marittimi. Veramente non c'è neanche da nominare, anzi è il momento di farne un minuto di raccoglimento per tutti quelli che sono morti. Io ero appena ritornato dall'aeroporto, venivo dall'Inghilterra, posai la valigia e pigliai il telefono che stava squillando ed era lui. Lui chiese notizie della famiglia, io gli stavo accennando della nascita del nipote e poi parlò con mio padre, diceva che faceva un po' freddo e le condizioni meteorologiche non erano molto belle. Ecco, qua invece è stata la compagnia di navigazione che vi ha Sì, detto. ad avvisarci tramite telefono alle 11 di sera. Dissero vieni in compagnia perché è successo qualcosa alla Marina di Equa. Io chiesi a uno degli armatori, dei soci, penso, disse parlatemi chiaro che cosa è successo alla nave di mio fratello, purtroppo loro mi diedero la brutta notizia che era affondata. Martedì 29 dicembre, ore 15:24, mare, forza 10. La radio costiera spagnola rilancia l'SOS ricevuto dal comandante del Marina di Equa. La nave, con 30 uomini di equipaggio, si trova nel Golfo di Guascogna, a 150 miglia nord-ovest della costa. Alle 16, sul luogo giunge un aereo francese. Il comandante della nave chiede l'intervento degli elicotteri per il salvataggio. Alle 19, una nave tedesca recupera dei canotti di salvataggio vuoti. La Marina di Equa era affondata pochi minuti prima. Ma è possibile che allora nel 1982 è ancora pericoloso andare per mare? Eh sì, senz'altro, perché guardi, si può dire che in quasi tutte le navi che io abbia fatto sia successo qualcosa. Una volta abbiamo fatto collisione, una volta ci siamo arenati, un'altra volta sono sbarcato e sono stato 10 giorni in mezzo, cioè sono sbarcato ammalato. Ma il primo porto che abbiamo toccato sono trascorsi 10 giorni, perciò si figura sono stati 10 giorni con un attacco di appendicite a bordo, che insomma può capitare di tutto a bordo delle navi. Capitano,
Comandante, lei era imbarcato sul Marina di Egua? Sì, sono stato 5 mesi e passai le consegne al comandante Michele Massa il 29 giugno dell'anno scorso, dell'81, a Portland nell'Oregon. La barca è la nave, ci può dire un po' che tipo di nave era? La nave era una signora nave, non aveva nessuna pecca e la qualificava bene fra le navi della sua età, aveva 10 anni di vita. Dottor Pani, lei credo che sia stata l'ultima persona che ha parlato con il comandante. Il comandante che cosa le ha detto? Il comandante ci ha detto che aveva grosse difficoltà, che imbarcava acqua dalla stiva numero 1, che aveva invertito la rotta per mettersi col mare in poppa e che aveva tutti gli uomini in plancia. Noi invece gli abbiamo detto: fai il massimo secondo la tua esperienza di persona professionalmente adatta a quella cosa che stai facendo in questo momento. Quindi in quelle condizioni non ci potevano essere possibilità di salvarsi per l'equipaggio? Molto molto relative, perché infatti è stato chiesto anche al comandante che possibilità avete di andare in mare. Con le scialuppe era impossibile, bisognava tentare con i canottini e poi buttarsi in mare. Lei sa la temperatura dell'acqua in quella zona e il vento a 140 km all'ora. La tragedia che io non riesco a capacitarmi è questa. La nave era ottima, il comandante è indiscusso, 55 anni, uno che ha già 55 anni non pensa debba imparare ancora altro. Eppure la nave si è persa. Io penso che la nave era troppo carica, chissà che cosa gli sarà piombato addosso, che ha aperto quella voragine alla stiva 1 e è venuti a mancare quei due portellone, non c'era niente da fare. Si dice che molte volte le navi sono più cariche di quello che dovrebbero essere. Questa è un'altra di quelle cose che veramente ci ha fatto più che altro, se si può dire in questi momenti drammatici, anche sorridere. Non si può assolutamente caricare un po' una nave più del necessario. Io ho letto su un giornale che la nave era 20.000 tonnellate di stazza e aveva 30.000 tonnellate, ma la stazza è una cosa, la portata è un'altra. La nave era di 32.600 tonnellate e ha caricato 30.000 tonnellate di carico. È da escludere assolutamente che la Marina di Egua sia partita da Anversa con un carico superiore a quello consentito, perché quello è un porto serio. Quando si carica ci sono 2-3 periti più il comandante che guardano la linea di massimo carico consentito e rispettano questa linea di massimo carico. Per loro, dato che siamo nella stagione invernale, è la linea di massimo carico invernale. Io credo che loro, d'altronde questo lo sapremo quando conosceremo il tonnellaggio delle polizze di carico, e sicuramente è partita con un tonnellaggio giusto. Quello che io vorrei puntualizzare qua è che a mio avviso, perlomeno per le zone invernali, per la marca invernale e per il nord Atlantico, questo quantitativo stabilito per quella nave, cioè la formula che dà quel quantitativo per quella nave, stabilito per legge? Per legge internazionale. A mio avviso questa formula non va più bene. Le navi d'inverno devono essere più leggere, perché se la Marina di Egua fosse stata più leggera non sarebbe successo niente. I 30 membri dell'equipaggio della Marina di Egua erano tutti della penisola sorrentina, una zona che vive sul mare e con il mare, turismo, imbarchi. Il Golfo di Napoli dà alla nostra marina mercantile la maggioranza della forza lavoro marittima italiana. Più di 30.000 persone traggono dal mare il loro sostentamento. I familiari delle vittime di questi incidenti come vengono aiutati? Lei mi fa una domanda abbastanza cruda, purtroppo è una realtà da dover dire che a un certo momento per gran parte dell'equipaggio, quindi per i 16 che hanno un'età inferiore, quindi ai primi imbarchi, hanno una rendita che è limitata soltanto a un mese di una mensilità di paga. Una mensilità di paga
che purtroppo vede la nostra paga attualmente, paga base, parlo soltanto, sulle una media di 300.000 lire mensili. Quindi avranno un assegno funerario sulle 300.000 lire. Per quanto invece riguarda i coniugi, c'è stata un'ulteriore rendita, ma sono dei redditi stabiliti e finalizzati ogni 3 anni. Nel gennaio di 3 anni fa, un'altra nave, lo Stabia Primo, affondava nel Golfo di Sorrento. 12 vittime, solo 3 salme recuperate. I parenti ancora piangono, oggi, insieme a 30 altre famiglie, e si lamentano. La burocrazia non ha ancora reso giustizia ai nostri cari e noi aspettiamo gli aiuti promessi.